Oppa! Ma hello Rafik. Avete appena sentito Viktor Orban dire ciao maialino ad un piccolo suino sporco di fango. È il 2017. Il primo ministro ungherese si trova nel mezzo di una zona rurale, a nord-est di Budapest, a casa di un'anziana signora che chiama Zia Bözsi. Zia Bözsi è una zia nazionale che gli mostra con dignità la piccola e modesta casa in cui vive, indicando i barattoli di cetrioli fermentati che produce più di quanto riesca a consumare. Fuori ci sono gli animali che alleva, tra cui il maialino. La visita avviene nel contesto delle cosiddette consultazioni nazionali, una strategia politica ma anche un'operazione mediatica. L'incontro con la zia Bözsi è stato chiaramente programmato. Lei non mostra grande stupore quando si ferma davanti a casa sua un corteo di auto nere con i vetri oscurati, da cui scende Orban. L'incontro viene ripreso e riassunto in un video di 3 minuti e mezzo postato su YouTube, in cui c'è tutto quello che serve per dipingere Orban come un buon feudatario che si interessa anche alla periferia del suo regno. La zia Bözsi, da parte sua, non nasconde il suo rapporto di dipendenza. Dice ad Orban che vorrebbe che ci fossero elezioni tutti gli anni, perché ogni volta che ci sono le elezioni vengono fatte nuove promesse e la sua pensione aumenta un pochino. La sua gratitudine la esprime con la fedeltà, con un voto che si ripete, in un gioco politico che si autoalimenta e che in Ungheria ha raggiunto il suo massimo successo con Orban, al potere dal 2010 e prima ancora dal 1998 al 2002. Un gioco politico che si chiama populismo e che ha un rapporto complesso e ambiguo con il concetto di democrazia. Si pone spesso come rimedio iperdemocratico ai limiti delle democrazie rappresentative, ma di fatto è in grado di smantellarle da dentro, pur senza distruggerle formalmente, riplasmandole in regimi potenzialmente dispotici. Io sono Francesca Berardi e questo è Populismi, un podcast di Cora Media promosso da Fondazione Nocentini e Istituto Salvemini, enti partner del Polo del Novecento di Torino. Nell'arco di 3 puntate cercheremo di capire cosa si intende per populismo, una forma politica tutt'altro che nuova, che per decenni è stata marginale, ma che oggi è fondamentale per capire cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere alle democrazie occidentali. Non parleremo d'Italia, almeno non direttamente, ma quello che ascolteremo su Ungheria, Brasile e Francia ci aiuterà a comprendere meglio anche la situazione politica del nostro paese. Avete appena sentito Viktor Orban. Torniamo allora al maialino, ad un piccolo suino. Dalle campagne del nord-est ci spostiamo nella capitale, il primo ministro ungherese, dove si trova nel mezzo di una zona rurale, storico e docente all'Università di Firenze, a casa di un'anziana signora che l'unica biografia politica di Viktor Orban in italiano. E lui ad avermi spiegato il significato del video con la zia Bözsi, con dignità la piccola e modesta casa in cui vive, molti altri video diffusi da Orban via cetrioli fermentati che non parlando l'ungherese non avrei capito a consumare. Uno mostra Orban ci sono gli animali impegnato che alleva, a preparare un piatto tradizionale, il maialino, con un piglio molto più militaresco dei programmi di cucina delle cui siamo abituati. Consultazioni in un altro lo vediamo nel una strategia casa, politica, infila gli scarponi per partecipare alle operazioni di soccorso. L'incontro con la zia Bözsi è stato chiaramente programmato. Lei non mostra grande stupore quando si ferma davanti a casa sua un corteo di auto nere con i vetri oscurati, da cui in questo caso passa con disinvoltura la fiamma ossidrica sull'animale appena ripreso e riassunto in un video di 3 minuti. E mezzo postato su YouTube, in cui c'è tutto quello che serve per dipingere Orban come un buon feudatario che si interessa anche alla periferia del suo regno. Stefano Bottoni ci spiega cosa ci dice di Orban. Non nasconde il suo rapporto di dipendenza. A suo agio. Questo è una dice parte ad Orban di lui, che vorrebbe che ci fossero elezioni la sua tutti parte, gli anni, diciamo, di perché uomo ogni che viene, volta che ci sono le elezioni villaggio, vengono fatte nuove promesse e che quindi ha la capacità la sua di immedesimarsi un pochino nei suoi conterranei.
che vivono in un contesto molto lontano dal La sua suo. Gratitudine l'esprime con la fedeltà. Questo è uno dei suoi travestimenti in un gioco politico che si autoalimenta che lo rende e che un in Ungheria di successo, ha raggiunto il suo massimo un successo per con molti commentatori, analisti. È che molti di questi travestimenti camaleontici sembrano autentici. Non sappiamo se sia davvero lui. Quello che vediamo però è che è una recita estremamente naturale ed estremamente con il concetto di democrazia. Orban si presenta come l'incarnazione di un'idea di popolo ungherese ai limiti delle democrazie rappresentative, ma di fatto è in grado di smantellare il regime socialista di János Kádár, pur senza distruggerlo formalmente. Kádár è ricordato come un uomo di compromessi, in voluto da Mosca, ma che attraverso riforme cerca di aprire finestre di libertà in un sistema totalizzante. Io sono Francesca Berardi e questo è Populismi. Tanto che l'Ungheria di quegli anni veniva definita la di Cora Media promosso da Fondazione Nocentini e Istituto Salvemini, enti partner del Polo del Novecento di Torino. Queste finestre di libertà erano tuttavia solo degli spiragli, intorno ai quali l'identità nell'arco di tre puntate cercheremo di capire cosa si intende per populismo di Orban, una forma politica tutt'altro che nuova, che per decenni è stata marginale, da un processo di costruzione fondamentale per capire cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere alle democrazie occidentali. Non parleremo d'Italia, capire da dove viene Orban, non direttamente, valori si propone, ma quello che ascolteremo su Ungheria, Brasile e Francia ci aiuterà a comprendere meglio anche la situazione politica del nostro paese. Nasce nel 1963 in un piccolo villaggio allora del Transdanubio a ovest di Dalle Budapest. Campagne del nord-est ci spostiamo nella capitale, padre, a Budapest, iscrittosi al dove vive negli Stefano anni Bottoni, 60, fa una storico docente all'Università di Firenze, collettiva, autore dell'unica biografia politica di Viktor Orban in italiano. Una laurea, e lui ad averne spiegato il significato del video con la zia padre è una figura centrale per la sua formazione, con me molti soprattutto altri per i metodi da Orban via Facebook. È un ragazzo io, non parlando ungherese, non avrei capito affatto. Uno mostra Orban impegnato a preparare un piatto tradizionale, con un piglio molto più militaresco dei programmi di cucina cui siamo abituati. In un altro lo vediamo nel salotto di casa, in fila gli scarponi, per partecipare alle operazioni di soccorso dopo un'alluvione. In uno più recente si unisce ad un gruppo di produttori di salumi impegnati nella macellazione di un suino, ciamaiolino appunto. In questo caso passa con disinvoltura la fiamma ossidica sull'animale appena pelato, come se fosse un'operazione per nel lui giovane abituale. Victor, fra i suoi fratelli, il fatto che spicca da un punto di vista intellettuale, il video ha avuto più di 2 milioni di riesce ad essere ammesso al miglior liceo della contea dove vive, cosa e ci dunque dice il liceo di è palesemente a suo agio. Aver questo è sperimentato una parte di un'esperienza traumatica, la sua parte questa per Orban, la sua il servizio parte, militare obbligatorio, diciamo, di uomo che viene una cosa da un piccolo insensata, villaggio e lo spinge e diciamo nelle braccia di quelli che contestano il regime di Kádár, nei suoi conterranei disumano, ma soprattutto che vivono senza in un senso, contesto siamo molto 1981-82. Viktor Orban è camaleontico, questo è uno dei suoi travestimenti, è un momento di grande cosa crisi che lo rende un fuori politico dei confini di successo, c'è la Polonia, e lo rende un po' un enigma con l'ascesa per molti del sindacato libero commentatori, analisti, solidarietà è che molti di questi travestimenti camaleontici sembrano autentici. Un esempio di contestazione nei confronti dell'Unione. Quello sovietica. Che vediamo però è che è una recita estremamente naturale ed estremamente bella. Orban si presenta come l'incarnazione di un'idea di popolo ungherese c'è ancora Kádár. Un'idea con la sua politica economica dei compromessi che di fine anni 80 al tramonto del regime socialista e sfocia intenzioni sociali. C'era bisogno. Ed in questo contesto, come un uomo di nel mezzo delle tensioni dei primi anni 80, ma che attraverso riforme cerca di entrare all'università di libertà in un sistema totalizzante. Come negli altri paesi del blocco sovietico, i contadini ad accedere all'università era in realtà un privilegio tanto enorme, non è affatto vero che studiavano tutti, anzi studiava più o meno all'università il 10% della popolazione giovanile. Gli altri andavano in fabbrica o negli uffici, ma gli veniva negata la possibilità di diventare, tra virgolette, intellettuali. L'identità ungherese è stata legata all'Unione Sovietica. Che va all'università e tra l'altro viene ammesso alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Budapest, proprio nel distanziamento Budapest, dal blocco. Uno dei luoghi da un più processo prestigiosi. Di costruzione identitaria si trova un certo nel posto giusto al momento giusto. Si appoggia con su un gruppo di studenti un leader ambiziosi forte come lui, il suo con il quale forma un circolo capire informale da dove viene e poi una rivista semiclandestina. Che valori si propone di incarnare. Siamo alla metà degli anni 80. È fondamentale il salto avviene quando
quando entra sotto l'ala protettrice di George Soros. Victor proprio Orban nasce nel 1963, poi fondatore della Open Society Foundation, del che è stato tra i principali attori nella costruzione di una classe politica ungherese post-sovietica. E lo stesso Soros che oggi trova in Orban il principale ostacolo per l'affermazione dei valori in cui investe. Lo stesso Soros dipinto dalla destra cospirazionista populista americana come origine di tutti il padre è una figura centrale per oggi Orban lo attacca come uno dei suoi principali nemici. Orban è un ragazzo scapestrato, come molti con un tono sminuente, provocatorio, cresciuto ma per forza di cose in modo duro anche dai familiare. Genitori, in particolare dal padre, ne parla lo stesso. Soros comincia a finanziare Orban, viene regolarmente con fotocopiatrici, con fa il monello, materiale, con piccole borse ma di studio. Questi giovani Orban si laurea negli anni 80, quando inizia a fare politica, senza particolare abbastanza insieme a una trentina di questi giovani, dato di fondo. La mamma invece è una maestra elementare, ha maggiori ambizioni anche pedagogiche, vede un'abbreviazione per alleanza dei giovani democratici. Fra i suoi fratelli, è il primo partito in Ungheria a sfidare apertamente il monopolio politico del partito riesce comunista. Ad essere ammesso a quel tempo al miglior liceo da Kada, della contea dove vive inutino. E dopo il liceo la polizia tenta di sciogliere, tenta di intimidirli, ma siccome un'esperienza sono traumatica questa per Orban, hanno studiato il servizio militare obbligatorio, avvocati, che gli sembra una cosa insensata e lo spinge diciamo nelle braccia di quelli che contestano il regime di Kada perché lo vedono disumano ma contro uno Stato senza senso. Siamo nel 1981-82 e dagli articoli di legge 18, che quello stesso Stato ha emanato e per tutto il blocco 20 socialista 30 anni prima. È un momento di grande crisi. I tempi sono fuori cambiati. Fuori dei confini c'è la 1989, con l'ascesa del sindacato della libero svolta, Solidarnosc, della caduta della cortina di ferro, dell'elezione di Solidarnosc che a partire dalle Polonia, proteste nei cantieri Lenin in cui l'allora Unione Sovietica viene un esempio di contestazione nei confronti dell'Unione Sovietica. E quindi Orban si trova a 25-26 anni non soltanto tra virgolette dalla parte giusta della storia, ma si trova sulla cresta intanto dell'onda. Intanto dentro i confini ungheresi c'è ancora Kadar, quando arrivano i cambiamenti del 1989, lui e i suoi compagni di avventura scoppia così una crisi che sfocia in tensioni sociali. Ed è in questo contesto, nel mezzo delle tensioni dei primi anni Ottanta, che Orban decide di tentare di entrare all'università. In Ungheria, come negli altri paesi del blocco sovietico, questa è la voce del giovane Orban nella sua prima importante apparizione pubblica. Era in realtà un privilegio enorme, parla con non in è mano affatto un foglio vero di che carta, studiavano tutti, anzi studiava più o meno all'università il 10% della popolazione giovanile. Il 16 giugno 1989 uffici, si celebra il funerale di Imre Nagy, leader della rivoluzione ungherese del 1956, torturato e impiccato 31 anni prima. Con l'approvazione di Kadar, la facoltà di una violenza che Orban non gli perdona, che era uno dei luoghi più prestigiosi. Orban si trova nel posto giusto al momento giusto, conosce un gruppo di studenti ambiziosi come lui, siamo in con il quale forma un circolo informale e fare poi a nome della cosiddetta gioventù ungherese. Siamo alla metà un degli discorso anni ispirato alla pacificazione, si erano messi d'accordo tutti gli attori Soros, per fare dei discorsi tiepidi che invitavano alla pacificazione per non esagitare gli animi, che sta tra i principali attori nella costruzione di una classe politica ungherese post-sovietica. E lo stesso Soros che oggi trova in Orban il principale ostacolo per l'affermazione dei valori in cui investe. In quel momento, lo stesso Soros dipinto dalla destra cospirazionista populista americana come l'origine di tutti i mali. Oggi Orban lo attacca come uno dei suoi principali nemici. Lo chiama zio George, con un tono sminuente, provocatorio, a chi si ma per forza di cose, anche familiare. Questo è molto importante. E questa caratteristica la rileviamo già in quel primo discorso. Con fotocopiatrici, enormi simpatie da alcuni, materiale, con piccole borse di studio. Ha questi giovani, Orban si laurea nell'87, nel 1987, assoluto. E nel marzo della presenza dei sovietici, insieme a una trentina di questi giovani, fino a quel momento il movimento politico che guida oggi ancora. Oggi sappiamo che il primo ministro di allora si era già messo d'accordo partito, in primavera con i sovietici Fidesz, per il ritiro, un'abbreviazione per alleanza dei giovani democratici. E il primo le premesse dell'ascesa politica di Orban sono utili per intuire del quanto sia complesso trovare una definizione ancora guidata da Kadar e ormai in declino. La polizia spesso tenta di sciogliere, al populismo di l'entrata in politica di persone che con la politica non hanno avuto nulla a che fare fino al giorno prima, caso evidentemente che non riguarda Victor Orban. Esattamente il diritto, ancora più spesso riescono e soprattutto ad evitare conseguenze anni, etichettiamo come populisti perché i movimenti politici che nelle democrazie liberali polizia, rappresentano partendo l'opposizione, dai paragrafi e dagli articoli di legge che quello stesso Stato Orban, ha emanato in Ungheria, 20 o 30 anni prima. È tutt'altro che antisistema, e lui stesso i tempi sono sistema. Cambiati.
e il suo 1989, già dalla metà degli anni 90, della caduta della cortina di ferro dell'elezione di Solidarność in Polonia, la destra, e l'anno in cui l'allora Unione Sovietica estrema, si prepara a lasciare andare l'Europa centrale. Agli 8 anni in cui è stata l'opposizione, tra il 2002 e il 2010, anni, non soltanto, sono stati fondamentali. Dalla parte giusta della storia, ma si trova sulla cresta dell'onda. Nel senso che quando arrivano i cambiamenti del 1989, lui e i suoi compagni di avventura sono pronti. Nel 2006 esplodono le proteste per la grave crisi economica, aggravata dal crollo finanziario del 2008. Il tutto si unisce alla delusione del giovane Orban nella sua prima importante apparizione sempre maggiore con i paesi confinanti, un foglio di carta, a un governo di centro-sinistra che obiettivamente una platea di 100.000 persone. E così Orban nel 16 giugno 1989 e propone il funerale settimanale del sistema, l'idea della rivoluzione di un nuovo apparato statale, il sistema della cooperazione nazionale, 31 anni prima, con l'approvazione di Kada, una violenza che Orban non gli perdona. Siamo in diretta televisiva. Orban dovrebbe fare a nome della cosiddetta gioventù ungherese un discorso ispirato alla pacificazione. Siamo messi d'accordo, non sono campati tutti gli attori per fare dei discorsi tiepidi che invitavano alla pacificazione di rabbia, non esercitare gli animi. Straccia quel discorso. Orban in realtà ne aveva preparato una nuova costituzione completamente diverso nell'aprile 2010 quando vince le elezioni, invita all'inizio del 2011 la nuova costituzione in quel momento entra in vigore sul suolo ungherese. Il discorso è, come sempre, viene approvata a due terzi di maggioranza, è divisivo, come da regolamento. Orban è un personaggio divisivo, ignorando completamente l'opposizione, non vuole mai piacere a tutti, la Costituzione vuole può piacere molto a due terzi alla propria comunità. Ci vogliono 133 voti, quei 133 voti ci sono tutti. Questo è molto importante. Il fatto e questa caratteristica la rileviamo già in quel primo discorso, quindi raccoglie enormi simpatie da alcuni che dicono questo ragazzo ha osato dire fare qualcosa, di un sistema democratico trasfigurato, fortemente personalistico, in cui nessuno aveva osato parlare oltre ad essere ignorata in pubblico, e paralizzata. Oggi sappiamo che un il primo ministro di allora un'economia fondata sugli imperi di oligarchi creati a tavolino, ritiro, tra i quali il numero uno è l'ex sindaco del paese in cui è nato Orban. Le premesse dell'ascesa politica di Orban sono utili per intuire oggi quanto sia complesso trovare una definizione univoca di populismo. Il pluralismo è una facciata. Spesso associamo al populismo e l'entrata in politica di persone che con la politica non hanno avuto nulla a che fare. Una volta andai a verificare quanti iscritti aveva formalmente Fidesz, erano qualche decina di migliaia in un paese di 10 milioni di abitanti. Il 90% dei sindaci in Ungheria sono formalmente movimenti politici che nelle democrazie liberali rappresentano l'opposizione. Si maschera sempre dietro liste civiche, alleanze locali, tutti per questo villaggio, tutti per questa città, eccetera eccetera. Quindi non è il numero di iscritti a dare la misura del controllo, non solo si è posizionato a destra, questo è assolutamente, è diventato fondamentale. La destra in Ungheria, quello che dice Orban, una destra estrema, in materia peraltro politica, tuttavia, nella destra gli 8 ungherese, anni in cui è stata ormai da quasi 30 tra il 2002 e il 2010 sono stati fondamentali. Incontestabile il anche da chi si nutre di in una democrazia sana e quelli dovrebbe poterlo sono fare stati anni dopo. Come i giornalisti. Non è mai stato facile fare i giornalisti con Orban, perché a parte la discrezionalità totale nel selezionare coloro con cui ci si relaziona, a cui si racconta qualcosa, aggravata dal crollo finanziario del 2008, il grado di compartimentazione, la segretomania, l'ingresso nell'Unione Europea, a un divario economico sempre maggiore con i paesi confinanti, a un governo di centro-sinistra dei media che definiamo tradizionali, non c'è la costruzione di un universo mediatico parallelo, salta su un trampolino su una presunta comunicazione diretta tra i politici e il popolo, di un nuovo apparato statale ha guidato dall'inizio della cooperazione nazionale. L'obiettivo della destra in Ungheria, e Orban però già negli anni 90 pensava anche alla destra europea, questo è un fenomeno molto importante, lui ha sempre ragionato in termini comparativi e globali. La destra in Ungheria non aveva come compito quello di convincere i giornalisti di sinistra. È un populismo che molto comunque gli sarebbero stati suo, nel senso che cosa lui queste facesse affermazioni radicali, dirò una non cosa dura, non vengono pronunciate della in un destra momento politica era di esaltazione o di rabbia. Costruire sono freddamente un impero calcolate mediatico concorrente. Orban promette una nuova costituzione la sinistra nell'aprile 2010 quando vince le elezioni, cioè all'inizio del 2010
2000 nelle condizioni della nuova Costituzione di non poter nuocere, ed entra in vigore il primo gennaio. Non poter svolgere tranquillamente di lavoro di critica di maggioranza, e di condizionamento come da regolamento. E queste condizioni ignorando potevano essere una regolamentazione statale, la Costituzione per esempio, può essere una legge sui media. Terzi. Ci vogliono 133 voti, dei giornali 133 chiave, voti, il controllo ci delle sono televisioni. Tutti. Il fatto è che un altro strumento tutti i partiti che di opposizione non siano di più è il non totalmente parlarci. Irrilevante. Noi abbiamo in Ungheria una situazione in cui Bottoni parla di un populismo realizzato, da 30 anni è il politico più importante del paese, di un sistema democratico trasfigurato, fortemente personalistico, con in i media cui l'opposizione, oltre ad essere ignorata, è paralizzata. E per permetterselo. Un sistema che si regge su un'economia fondata su già dai tempi oligarchi creati a tavolino, ha cominciato il numero uno eletto sindaco del paese in cui è nata un'alternativa. Al tempo aggiustava le caldaie del gas, oggi, chiameremo oggi è il secondo datore di lavoro in Ungheria dopo le poste. Ha ripreso il potere il pluralismo nel 2010, è una la facciata e il dispotismo di Orban quelle centinaia e del suo di partito giornalisti, non è facile da misurare. Blogger, video persone, una volta andai a verificare che facevano parte di questa galassia, formalmente fidati, erano qualche decina di migliaia. In un paese di 10 milioni di abitanti, diciamo, il 90% dei sindaci in Ungheria sono formalmente pubblica, indipendenti. Tutti i grandi giornali, i portali sempre dietro liste civiche ungheresi. I giornali alleanze in locali, non esistono praticamente più, tutti per questo carta, villaggio, tutti per questa città, eccetera, eccetera. Più giornali quindi di non carta, è il numero di iscritti tutti a dare quasi leggono la misura del controllo 4-5 e grandi del capo. Portali questo di informazione è assolutamente fondamentale online. Quello questo che dice Orban in modo molto in materia politica l'opinione nella destra ungherese, ecco, ormai da quasi 30 anni al servizio del partito. Incontestabile. E incontestabile del anche da chi in una democrazia assoluto sana. E poi c'è un altro strumento di comunicazione che Orban usa sempre di più personalmente. Non è mai stato sono facile i video fare su Facebook. E quindi è una comunicazione non la discrezionalità totale diretta, nel selezionare coloro con cui ci si relaziona, a cui si racconta qualcosa, sull'immaginazione, il grado si basa di sull'umorismo, la segretomania, si basa su momenti. Ecco un altro punto caratteristico di molti populismi. Si basa su lo screditamento dei media dire, che definiamo tradizionali e la costruzione di un universo mediatico parallelo basato su una presunta comunicazione diretta tra i politici e il popolo, un processo che Orban ha guidato dall'inizio della sua carriera. Medium, di nessuna interpretazione in Ungheria parla direttamente, però già negli anni 90 pensava anche alla destra europea. Una comunicazione, questo è un fenomeno come molto sempre importante. In Orban, lui ha sempre ragionato dall'alto verso in termini Orban non risponde mai e globali. E qui torniamo ai maialini salutati, pelati e quello cucinati. Di convincere i giornalisti e andiamo ad un sinistra, altro linguaggio che Orban ha coltivato con passione per connettersi qualunque al suo popolo, quello ora del mondo dirò calcistico. Una cosa dura, l'obiettivo della destra politica era costruire Orban è un grande amante del calcio. Nel suo libro, Bottoni racconta che ha addirittura sviluppato la capacità di leggere le notizie sul calcio in idiomi, cioè, che non conosce, come il giapponese e immagino l'italiano. Di non poter un modello di riferimento, non alla poter metà svolgere tranquillamente un lavoro di critica Orban conosce nel 1993, e queste condizioni erano, potevano essere una regolamentazione statale, un piccolo paese dell'Europa, una legge sui media, e lo fanno arrivare a Milanello, il controllo dei giornali chiave, Milanello, il controllo del Milan, delle televisioni, e il grande e un Milan, altro strumento che dire, diventò sempre di tante più il non parlarci. Noi abbiamo in Ungheria una situazione in, Italia, in cui è ancora solo quello un che imprenditore da 30 di grande politico più importante del paese, questo mondo lo affascina, non parla mai con i media di opposizione e nasce ignora un'amicizia politica che e può con qualche alto basso però è durata più o meno Orban fino può permetterselo fino a perché anni. Già quindi dai tempi in cui era l'opposizione ha cominciato mattone dopo mattone a costruire un'alternativa. Io vinco, una specie di contro perde. Quella che oggi chiameremo io prendo tutto, informazioni perde e quando è una ha ripreso il potere nel 2010 la politica è un gioco pericoloso informazione quindi quelle centinaia di giornalisti influencer blogger video persone che facevano parte di questa gara strette di mano pacche sulle spalle un gioco nel sistema, un gioco duro diciamo un gioco di entrate a gamba tesa esempio, un gioco da cartellini rossi nella radio pubblica. Il calcio è una metafora perfetta tutti i grandi per giornali una i portali che orientano l'opinione pubblica ungherese tutto per ottenere la gloria in che non merita. Esistono praticamente offre più anche utili carta, riferimenti per fissare una sfera di valori su cui fondare il partito. Carta, tutti o il quasi cameratismo da spogliatoio, per esempio. 4-5 tutte le dispute interne si risolvono a porte di informazione chiuse. E il maschilismo. È un partito, come è stato fatto notare,
l'opinione pubblica, maschilista, ecco, è un partito di uomini, votato in maggioranza da donne, del partito, questo è pure un elemento molto importante del suo leader. Fidesz ha un fortissimo elettorato femminile, e poi c'è un altro strumento di comunicazione che Orban rappresenta sempre femminile, di più personalmente, e soprattutto senza i suoi video nessun su tipo Facebook, di rappresentanza è una, particolare è delle istanze non mediata che non siano quelle della maternità. Assolutamente prepolitica, la presidente dell'Ungheria, perché si basa Novak, sull'immaginazione, si basa sull'umorismo, famiglia, si basa Fidesz, sull'ironia, si basa su momenti piccoli della vita di quotidiana, per si basa su messaggi, come si suol dire, 1.0 da un punto di vista intellettuale, di cioè sono messaggi in estremamente terra-terra, che riconosce come un reato la promozione, capire o decrittare, delle differenze di genere tra i bambini, che non ha bisogno di nessun medium, di nessuna interpretazione. Il discorso sulla diversità e sui criteri con i quali la popolazione ungherese dovrebbe aumentare sfocia inevitabilmente anche in slanci anti-immigrazione. E qui torniamo ai maialini salutati, il problema è proprio chi viene da fuori. E andiamo ad un altro linguaggio che Orban ha coltivato con passione per connettersi alla al suo popolo, apparteneva una quello sua del mondo calcistico. Mantiene una posizione di tolleranza, repressiva, ma comunque tolleranza. Tanto che questa comunità Orban rappresenta è un grande amante del, suo elettorato. Nel suo libro Bottoni a mettere a repentaglio l'essenza identitaria e il sistema di valori su cui si regge la nazione che non conosce e, secondo Orban, l'invasione dei rifugiati. In Italia un modello un'invasione di riferimento che sarebbe architettata alla metà degli anni 90 meno sicuramente Silvio Berlusconi, anche da Soros, che Orban conosce nel 1993 quando è ancora un deputato semisconosciuto di un piccolo paese le posizioni anti-immigrazione e lo fanno arrivare sono quelle a Milanello più duramente alla prova il rapporto Milan, di Orban con l'Europa, un rapporto che Orban Milan, ha sempre in qualche modo dire, difeso, ma che nel 2015 con la crisi migratoria politica, si indurisce e si raffredda. Ma è ancora da un lato solo per lo shock un che imprenditore subisce, nel senso di grande successo viene attraversato da quasi un milione di persone in transito verso l'Europa occidentale, in particolare subito, la Germania, e ci sono scontri con l'Austria, con la Germania, con altri paesi più o meno fino a questi anni dell'accoglienza di questi profughi. L'Ungheria diventa una sorta di terreno di battaglia anche ideologico, come una lotta tra chi io prospetta vinco, la visione di un'Europa aperta tutto, e chi invece tutto. Partendo una... molto anche dal proprio è un gioco pericoloso e dalle esperienze identitarie non è un immagina gioco l'Europa come dal una fortezza che deve trovare i suoi confini da strette di mano pacche sulle possibili invasioni. Un gioco duro, un gioco di entrate a gamba tesa, un gioco da cartellini rossi. Il calcio è una metafora perfetta per Orban, una squadra, il popolo ungherese, pronta a tutto per ottenere la gloria che merita. Offre anche utili riferimenti per fissare una sfera di valori su cui fondare il partito. Il cameratismo da spogliatoio, per esempio. Tutte le dispute in questo interne discorso risolciato lo scorso 23 luglio in Romania. È un partito Orban come è stato fatto che quei paesi in Europa occidentale e in cui persone europee e uomini, non europee convivono in maggioranza non da sono donne, più nazioni. Questo è pure un una dichiarazione ultranazionalista Fidesz che sarebbe potuta passare anche inosservata senza se non fosse che pochi giorni dopo femminile. Orban era preso in Texas, senza a Dallas, nessun tipo di rappresentanza è stato invitato come ospite d'onore al SIPAC, che non siano quelle della conferenza dei conservatori americani. La presidente del discorso di apertura dei lavori, Novak, Donald Trump, incarna la donna e la ormai famiglia, chiaro che il secondo peso di Orban è completamente sproporzionato rispetto al peso politico ed economico del promuovere politiche per favorire nuove nascite, prima vista, ostacolando quelle che definisce le ideologie di genere. Diventa presidente in Ungheria è stata approvata una legge che riconosce come un reato la promozione, ovvero parlare, delle differenze di genere tra i bambini, gioielliere, in contesti educativi, commerciante film, di diamanti legato al, il discorso sulla diversità e sui criteri con i quali la popolazione ungherese dovrebbe Trump, la cosa importante inevitabilmente è che in un momento anche in cui l'Ungheria è sotto attacco per questioni per legate Orban, allo stato di diritto, alla situazione dei media, a quello perché invece che rispetto la letteratura alla internazionale chiama scivolamento democratico, alla quale, tra l'altro, il democratic backsliding, cioè mantiene una posizione di tolleranza, non esistere, ma tolleranza il risultato delle elezioni è chiaro fin da prima del tanto voto, che questa comunità ecco, l'ambasciatore americano fa da tappetino praticamente per la politica di Orban, non fa domande, e il sistema di valori su cui si regge la ufficiale e veicola, secondo Orban, l'invasione di Stato dei rifugiati.
a Washington un'invasione che una sarebbe visione architettata, molto positiva, delle, delle cose in anche Ungheria. Da Soros. Poi c'è il momento Steve Bannon, qui siamo tra il 2017 e il 2018. Steve Bannon, uno degli ideologi fondamentali della rivoluzione conservatrice o antiliberale di Trump, diventa di casa a Budapest, un rapporto che Orban ha sempre in qualche modo difeso, ma che nel 2015, hub, con la crisi migratoria, di snodo si indurisce per e si raffredda. Politica internazionale, da un lato per lo shock antiliberale, subisce, e arriviamo che il paese 2022 quasi un milione di persone in transito verso l'Europa convention occidentale, in particolare il movimento della Germania, ci sono scontri con l'Austria, per la prima Germania, con altri paesi sul proprio tema appunto Budapest, l'accoglienza di ma questi profughi in Ungheria Orban diventa non è una sorta di terreno di battaglia un politico anche dalle ideologico credenziali antisovietiche e divenuto la visione di un'Europa anni, aperta uno dei più importanti vettori della politica e dei valori della Russia di Putin dal in Europa passato, e nel mondo e dalle esperienze in Ungheria, per farne esempio il vaccino anti-Covid l'Europa come non solo una fortezza che deve ma viene prodotto trovare i suoi e poi ovviamente c'è l'elefante nella stanza da possibili la guerra in Ucraina invasioni. Nei confronti della quale l'Ungheria ufficialmente non ha preso nessuna posizione, ma rifiutandosi di far passare attraverso il suo territorio materiale bellico diretto in Ucraina, si è di fatto schierata a sostegno della Russia. Nel suo discorso della vittoria alle ultime elezioni, lo scorso aprile, Orban ha detto di aver vinto contro una lunga lista di oppositori, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky. In questo discorso pronunciato lo scorso 23 luglio in Romania, Orban dice che quei paesi in Europa occidentale in cui persone europee e non europee convivono non sono più nazioni. Una dichiarazione ultranazionalista che sarebbe potuta passare anche inosservata. Qui ci fermiamo. Se non fosse che pochi giorni in questa dopo, prima puntata Orban abbiamo cercato Texas, di capire qualcosa Dallas, di più di populismo, è stato invitato come ospite d'onore al CPAC, ovvero la conferenza dei conservatori americani. Orban ha pronunciato il discorso di apertura dei lavori. Un populista Donald che Trump, tra promesse sapendo di poterle mantenere. È ormai chiaro perché nulla che il peso di Orban è completamente sproporzionato rispetto al peso politico ed economico dell'Ungheria. Con Trump, nella prossima invece, puntata, a prima invece, vista, Trump viene non potremo fare a meno Orban, di parlare di bugie. E quando di diventa presidente degli Stati Uniti, ci occuperemo di Donald Jair Trump Bolsonaro manda e del in suo Ungheria che va un verso ambasciatore, un certo Kornstein, ex gioielliere commerciante di diamanti legato al, in qualche modo al, alla cerchia dei clienti di Donald Trump. È un podcast di Cora Media promosso dalla Fondazione Vera Nocentini e dall'Istituto Gaetano Salvemini, legate allo stato enti di diritto, partner del Polo del Novecento di Torino. A quello che la è stato scritto da Francesca Berardi. Le registrazioni in studio sono cura di Emanuele, cioè Moscatelli. La post-produzione, le musiche e il sound design sono di Cristiano Lomele. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Recording. La produzione domande, è a cura di Anna Nenna, con il supporto di Sabrina Patini. La cura editoriale è di Sara Poma e Graziano Nani. Tra le fonti degli estratti audio ci sono la pagina Facebook di Viktor Orban e il canale YouTube delle cose di Euronews in Ungheria. Poi c'è il momento Steve Bannon, qui siamo tra il 2017 e il 2018. Steve Bannon, uno degli ideologi fondamentali della rivoluzione conservatrice o antiliberale di Trump, diventa di casa a Budapest in Ungheria. L'Ungheria comincia a diventare un hub, un punto di snodo per questa politica internazionale antiliberale, e arriviamo nel 2022 a un evento molto importante che è la convention nazionale dei movimenti conservatori americani, che viene tenuta per la prima volta all'estero e viene tenuta proprio a Budapest. Ma il populismo di Orban non è funzionale solo ad Ovest. Un politico dalle credenziali antisovietiche è divenuto nel giro di pochi anni uno dei più importanti vettori della politica e dei valori della Russia di Putin, in Europa e nel mondo. In Ungheria, per fare un esempio, il vaccino anti-Covid Sputnik non solo è permesso, ma viene prodotto. E poi ovviamente c'è l'elefante nella stanza, la guerra in Ucraina, nei confronti della quale l'Ungheria ufficialmente non ha preso nessuna posizione, ma rifiutandosi di far passare attraverso il suo territorio materiale bellico diretto in Ucraina, si è di fatto schierata a sostegno della Russia. Nel suo discorso della vittoria alle ultime elezioni, lo scorso aprile, Orban ha detto di aver vinto contro una lunga lista di oppositori, tra cui anche il presidente ucraino Zelensky. A brüsszeli bürokraták, a soros birodalom minden pénzei szervezete, a nemzetközi fősodratú média, és a végén még az ukrán elnök is. Ennyi ellenfelünk egyszerre még sosem volt. Qui ci fermiamo.
In questa prima puntata abbiamo cercato di capire qualcosa di più dei populismi guardando all'Ungheria e soprattutto a Viktor Orban, un leader che ha saputo fare del populismo antisistema il sistema. Un populista che fa promesse sapendo di poterle mantenere, perché nulla può impedirglielo. Un populista che può risparmiarsi di diventare un mentitore seriale. Nella prossima puntata, invece, non potremo fare a meno di parlare di bugie, o meglio di mentiras. Ci occuperemo di Jair Bolsonaro e del suo Brasile che va verso le elezioni. Populismi è un podcast di Cora Media promosso dalla Fondazione Vera Nocentini e dall'Istituto Gaetano Salvemini, enti partner del Polo del Novecento di Torino. È stato scritto da Francesca Berardi. Le registrazioni in studio sono a cura di Emanuele Moscatelli. La post-produzione, le musiche e il sound design sono di Cristiano Lomele. Le musiche addizionali sono su licenza Machiavelli Music e Universal Music Publishing Ricordi. La produzione è a cura di Anna Nenna, con il supporto di Sabrina Patilli. La cura editoriale è di Sara Poma e Graziano Nani. Tra le fonti degli estratti audio ci sono la pagina Facebook di Viktor Orban e il canale YouTube di Euronews.